Si è rischiato il dramma, non c'è sicurezza, manca visibilità, soprattutto quando piove o c'è nebbia e le segnalazioni presenti non sono sufficienti. L'ultimo investimento, quello di un 65enne che stava attraversando via Bergamo al Migliaro, ha nuovamente scatenato le proteste degli esercenti e dei cittadini della zona, supportati dal comitato di quartiere, che ora sono esasperati. Sono diversi anni ormai che facciamo queste richieste, la prima richiesta in circa 2018, così non si può andare avanti, anche dai filmati che sono girati ecco, si vede proprio che è buia la strada. L'ultima segnalazione è stata fatta il 7 di dicembre tramite mail con il presidente del comitato di quartiere, con un esposto fatto sia al comune che agli assessori che proprio agli addetti della provincia che infatti sono intervenuti subito ad addrizzare uno dei due cartelli. Per le altre problematiche esposte, quindi blocco di cemento e illuminazioni, hanno detto che era una procedura abbastanza lunga. È sempre una solita risposta che la procedura è lunga. Capita infatti sempre più spesso che si debba correre all'esterno per frenate o situazioni pericolose. È successo anche a me comunque di dovermi fermare tante volte perché non si ferma nessuno. Ci vorrebbe un semaforo. Bisogna starci attenti. Certo che la velocità potrebbero ridurla, fare qualcosa per ridurre un po' la velocità. Non si fermano quasi mai. Velocità spaventosa passa. In città passano 80, 90, 100 e via. Bisogna fare qualcosa, ma qualcosa di vero però, non solo a parole. Pericolosissimo. I cartelli che avevamo messo più di una volta sono stati abbattuti. Questo dimostra la pericolosità della strada. Se non ci mettono un'alternativa qui, un qualcosa da frenare quello che è l'andazzo dei camionisti e degli automobilisti, prima o poi lì c'è il morto. La situazione è dunque da tempo oggetto di protesta da parte dei cittadini, consapevoli dei pericoli che ogni volta si corrono nella zona. Nulla però è ancora stato fatto, ma intervenire con soluzioni adeguate diventa ora una corsa contro il tempo.